I conflitti possono frenare delle dinamiche in corso, ma forse è più interessante considerare che certe dinamiche in corso possono rimuovere le cause dei conflitti. L'Unione del Mediterraneo, che rappresento qui, ha come mandato quello di rimuovere le cause profonde della conflittualità del Mediterraneo. E guardandoci intorno abbiamo deciso che in fondo il cammino più efficiente che esiste è quello di favorire la transizione sostenibile delle economie del Mediterraneo. Cosa fa questa transizione? Prendiamo ad esempio il settore energetico. Il settore energetico, con tutte le innovazioni di cui abbiamo bisogno, soprattutto la rinnovabilità, che non è solo una questione di transizione carbonica, ma anche una questione di sovranità, strutturalmente creano una ridistribuzione del reddito fra le varie sponde del Mediterraneo. Adesso, quali sono le vere cause dei conflitti? Ogni volta appaiono delle contingenze ideologiche, religiose, di conflitti personali, vi dicendo, ma alla fine, in fondo, la vera causa della conflittualità mai radicata nel Mediterraneo è che è un mare asimmetrico, è un mare di ricchi e poveri. Allora, se una transizione che ci rende interdipendenti, che redistribuisce il know-how, che mette a disposizione di tutti una comunità di grida e riequilibra il reddito, va veramente in porto, noi prendiamo quattro piccioni con una fava. Da un lato decarbonizziamo, dall'altro lato diventiamo più sovrani e più indipendenti dal punto di vista energetico, ma poi creiamo anche le vere basi per una pace. Risolveremo il conflitto di oggi nella sua asperità puntuale o quello singolo di domani con le rinnovabili? Sicuramente no, ma nel medio periodo, se facciamo questo tipo di operazione, molte ragioni di conflitto spariranno. Nel mio attuale ruolo io non sono coinvolto nell'applicazione del piano Mattei, però posso dire una cosa sul mio paese, anche se in questo momento ho un cappello internazionale. L'Italia ha un grosso vantaggio, nel senso che ha una storia di prossimità anche umana, che è questa dimensione che nella geopolitica non viene molto valorizzata, ma che è importantissima. Diciamo che una proposta che viene dal paese Italia è sentita come una proposta non offensiva, è una proposta di collaborazione e in questo senso scioglie a priori tutta una serie di nodi che in altri contesti invece non esisterebbero. Io credo che il piano Mattei sia un'occasione di integrazione, perché anche la parola cooperazione andrebbe un po' oltrepassata. Io vengo dalla cooperazione allo sviluppo, però ha questa connotazione del ricco che dà al povero. Non è così. Soprattutto nel Mediterraneo noi dobbiamo entrare in una logica di condivisione. Ci sono tante cose che noi abbiamo, ma ci sono anche tante cose che i nostri partner hanno e credo che la logica di questo piano non sia dissimile. Per questo una chance che possa seminare buoni sviluppi credo che ci sia. Le rinnovabili che siano al centro di un progetto di maggiore autonomia del Sud è un'acquisizione molto recente, non dimentichiamoci che molti dei nostri partner hanno delle economie ad esempio completamente basate sul gas, ma proprio oggi abbiamo sentito parlare ad esempio l'Algeria, con cui abbiamo avuto lunghe riflessioni. L'Algeria ci dice: noi siamo in questa situazione, ma ci rendiamo anche conto che il futuro è diverso e quindi ci prepariamo a essere un hub anche di valorizzazione di quello che abbiamo di rinnovabile. Per quanto riguarda il finanziamento, proprio perché vengo dalla cooperazione, la mia idea è che un programma di cooperazione è un fallimento se una volta avviato non si autosostenta anche economicamente. Sai, qualcosa che deve costantemente dipendere da un finanziamento pubblico non va molto lontano. In questo settore c'è un gigantesco interesse della finanza. Perché? Perché se il piano si realizza, in realtà le occasioni di creazione di reddito sono enormi. Per decarbonizzare il Mediterraneo pianifichiamo un investimento di 67 trilioni di euro. Dovesse solo dipendere da banche centrali, agenzie di sviluppo, è irraggiungibile, ma noi sentiamo che la finanza c'è, non solo c'è, ma anche preme, ci dice: sbrigatevi a risolverci quelle cose che rimangono che ci impediscono di mettere su larga scala questo tipo di progetti. Prendiamo un caso, la Germania ha iniziato prima di tutti a sviluppare la tecnologia dell'idrogeno. Vogliono ritornare dal loro investimento, è più che naturale ed è a beneficio di tutti, quindi loro spingono, creano delle capacità, eccetera, affinché l'idrogeno verde diventi una realtà commercialmente bankably, non c'è la parola in italiano, fattibile. E credo che la nostra vera speranza è il fatto che non si tratta di sacrificare l'economia in nome di un pianeta che altrimenti crolla, si tratta di
addirittura crescere, espandersi, migliorare le nostre condizioni economiche proprio perché ci mettiamo in un progetto che oltretutto salva il pianeta. I nostri membri sono tutti membri dell'Unione Europea più tutti gli altri paesi intorno a noi, per cui abbiamo comunque già al nostro interno una selezione integrata di quelle che sono le priorità. In altri ambiti esiste una piccola tensione fronte sud, fronte est. Recentemente è anche intervenuta la tensione nord-sud perché proprio per effetto del cambiamento climatico il versante nord sta aprendo delle nuove possibilità, quindi c'è sempre la necessità di scegliere dove mettere le risorse, però non lo sentiamo proprio un problema di priorità diversa. Anzi, le dirò che i nostri maggiori finanziamenti vengono dalla Germania e dalla Svezia, che non si possono proprio definire dei paesi mediterranei, però anche loro hanno capito che può essere nell'interesse del circolo polare artico avere un Mediterraneo stabilizzato, produttivo e in pace.